7 opere di pregio appartenenti alla collezione Luigi Colaleo, che spaziano tra acquerelli e terracotte, sono in mostra al Museo Diocesano di Caltagirone. Il contenitore culturale riparte con slancio, sancendo l'avvio della stagione 2024. Nella suggestiva cornice della cappella neogotica è stata quindi allestita una mostra che, curata nei dettagli dal direttore del museo diocesano Fabio Raimondi, è frutto della generosità della vedova Cristina Colaleo, il cui coniuge, recentemente scomparso, era suo esplicito desiderio compiere questa donazione, che si aggiunge ad altre e precedentemente effettuate alla sua città natia, ovvero Caltagirone. Si tratta appunto della donazione Colaleo, una serie di opere, non tutte le abbiamo esposte in questa mostra, ma sono state donate appunto dalla generosità della vedova Colaleo, Cristina, che ci ha contattati dopo la morte dell'avvocato Luigi, dicendogli che era suo desiderio voler donare delle opere al Museo Diocesano. La mostra, che rimarrà allestita sino al prossimo 2 giugno, è stata preceduta da un dibattito culturale che si è svolto in uno dei salonghi del Museo Diocesano. I pezzi in esposizione sono 27, anche se la donazione contempla altre opere, sempre frutto della generosità del donatore. Grazie alla sua preziosa collezione di presepi da tutto il mondo, è stato possibile creare a Caltagirone il Museo Internazionale del Presepe. Abbiamo accolto con gioia questa volontà appunto dell'avvocato, che tra l'altro è stato già donatore al museo di una serie di acquasantiere che sono ancora esposte perché sono nell'area permanente del Museo Diocesano, e abbiamo accolto queste opere, che sono delle opere che variano tra la terracotta, gli acquarelli di diversi autori calatini che abbiamo allestito all'interno della cappella neogotica.